Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e come vedete dallo sfondo dietro di me facciamo un video sull'evento di San Patrizio. Nella beta è finito da tempo, ho fatto 5 video di anticipazione vedendo un po' tutte le fasi, scoprendo poco a poco alcune cose, delineando le strategie. Adesso l'evento è cominciato in tutte le città, non ripeterò tutto quello che ho detto nella beta, che vale tutto anche qui. Però ecco, mi è sorta l'idea di fare questo video a partire proprio da un commento di uno di voi in uno dei miei, non mi ricordo se in uno dei miei video oppure qualcuno che mi ha contattato su Foe. Mi diceva: ma per risparmiare pentole, visto che alla fine il problema strategia sta tutto nel risparmiare pentole, si può, c'è un modo, insomma, si può fare manualmente almeno la parte iniziale del gioco. Quindi i manager delle prime fabbriche vengono usate solo all'inizio, perché appena si sblocca la fabbrica successiva, la fabbrica precedente si lascia, possono essere fatti, non presi proprio, non utilizzati, si può fare manualmente. Io sul momento sono rimasto molto scettico perché insomma già il gioco è un po' alienante, scusate, però alla fine l'ho detto bene. È alienante così, figuriamoci se uno deve cliccare a mano, cioè si diventa veramente pazzi. Però la cosa mi ha incuriosito, ho provato a farlo e ho visto che ha un suo senso. E chiaramente i manager che lavorano per tutto il tempo vanno messi, se no dovremmo stare per 2 giorni a fare click 24 ore al giorno, non è possibile. Quindi sicuramente il manager della nave, il manager del festival, almeno a livello minimo, vanno messi, e anche il manager dei fuochi d'artificio, che è la fabbrica che poi va avanti per tutto il tempo. Però si può risparmiare qualcosa sugli altri manager, quindi le 10 pentole del manager dei cappelli, le 20 del manager dei fiori, e siamo a 30. Le 30 del manager dei dolci, e siamo, ecco, quanto eravamo? Siamo a 30, 40 e 30, siamo a 70. E quante sono? 50 del manager dopo i dolci che viene prima dei fuochi d'artificio, insomma dell'altro manager. Allora ve lo dico subito anche quanti sono. Ecco, se risparmiamo il manager di nave, cappelli, no, la nave no, cappelli, fiori, dolci e bibite, ecco quelle che mi mancavano, sono 10, 20, 30 e 40. Quindi in totale sono 100 pentole in meno. Bisogna fare attenzione però, attenzione, perché 100 pentole in meno, sì, ma siamo sicuri che poi questi manager non dovrò sbloccarli uguali? Allora dopo che ho fatto tutto a mano devo usare le pentole? E qui arriviamo alle missioni, le missioni interne all'evento. Molte missioni interne all'evento ci chiedono di sbloccare i manager. Quindi questo può essere sensato, questo discorso, se io la mia strategia di gioco mi dice di fare poche missioni. Per fare poche missioni devo fare 5 città e non 4. Se faccio 4 città devo fare almeno 25 missioni in città, sempre col kit della scatola sorpresa, in modo da prendere 2 kit di aggiornamento dalle missioni interne. Se invece faccio 5 città, me ne basta uno solo la scatola sorpresa, e quindi bastano 25 missioni, quindi posso fare soltanto 5 missioni a città, e quindi posso provare a non fare le missioni che mi chiedono i manager, e quindi mettere i manager al minimo, tutti al primo livello, ma addirittura facendo manualmente posso non mettere alcuni manager. E facciamo subito la prova, vediamo cosa succede. Andiamo sul gioco. Qui siamo su K. Siamo su K, io ho finito la prima città e non l'ho. Qui magari raccogliamo questi militari, che ci vuole già tanto tempo, se poi lo faccio passare anche in questo modo il tempo. Ecco i militari. Allora andiamo subito su San Patrizio. Io ho, vedete, 11 quadriglioni di trifogli. In effetti già oggi a ora di pranzo ero arrivato ai famosi 8,4, i fatidici 8,4 quadriglioni. Però non ho chiuso la città perché volevo farlo insieme a voi e farvi vedere poi quello che avrei fatto dopo. Ma intanto vi faccio vedere la strategia. Io ho detto che io penso di fare 5 città, e quindi di utilizzare, avendo già la scatola a sorpresa, mi basta avere un solo kit dalle missioni interne. Quindi devo fare 25 missioni in tutto, e già con la prima città sto a 19, quindi sostanzialmente questo lo prendo senza problemi.
Un kit sta qui, un kit la scatola sorpresa e siamo a 2. 3 kit le missioni e arriviamo a 5. 5 kit uno per uno dalle città e quindi insomma non ho il problema delle missioni. Non avendo il problema delle missioni posso fare tranquillamente, posso usare tranquillamente i manager al minimo e se venite a vedere in questa città io ho messo tutti i manager al primo livello, che non è il livello 0, si chiama primo livello. Vedete, stanno tutti al primo livello. Ci ho messo un pochino di più, ma in sostanza in 2 giorni si fa ugualmente la città. E adesso chiudiamo questa città e la prossima faremo un tentativo ancora più di risparmiare pentole, eliminando, facendo manualmente quello che si fa normalmente con i manager. Ah, una cosa, i livelli. Io vi ho detto che non ho sbloccato i manager, in realtà poi alcuni manager li ho sbloccati per fare delle missioni, perché io facendo 5 città, levate le 1900 pentole per i forzieri, me ne rimangono 340 per ogni città. 340, 190 sono i manager di primo livello e mi rimangono 150 pentole. Queste 150 pentole le usate per fare qualche missione, facendo attenzione a non superare però il limite di pentole che avevo disponibili. Quindi qualcuno di questi, vedete, l'ho tirato su. Ecco, questo sta al terzo livello perché avevo una missione che mi diceva di tirarlo su al terzo livello, ma sempre con prudenza, facendo attenzione di rientrare nel numero di pentole disponibili. Ok, allora adesso possiamo chiudere questa città. Allora andiamo su continua. Ho 3800 pentole, quindi ho le 1900 che mi servono per i forzieri. Ho le pentole che le ho utilizzate qui. Ho più di 8,4 quadriglioni di trifogli e infatti eccola qua. Vedete, qui mi dice che le 19 missioni su 25 le mantengo e allora vado sugli 8,4 quadriglioni. Ok, posso aprire questi forzieri, otterrò questi premi che stanno qui, quindi potenziamento difensore 30%, aggiornamento torre dello stratega, ballo in maschera, casinò, 50 punti e kit restringimento del pozzo dei desideri. Questi stanno nei 6 forzieri che posso aprirli nell'ordine che mi pare. Il primo è gratis e mano a mano i prezzi vanno aumentando per arrivare a un totale di 1900 pentole. Qualcuno ho sentito che diceva: ah, ma non c'è fra i premi il kit d'aggiornamento. Certo, il kit d'aggiornamento sta qui, il kit di selezione del tempo dei druidi, che me lo danno omaggio se prendo tutti e 6 i premi. Questo è il motivo per cui devo avere 1900 pentole. Se ne ho di meno e apro solo uno o due forzieri, non avrò il kit d'aggiornamento, che è proprio la cosa che mi interessa. E quindi apriamo le pentole. I forzieri, kit aggiornamento torre dello stratega, eccolo qui. Vedete, io posso anche andare in ordine diverso. Qui il secondo mi costa 100, cioè no, il secondo mi costa 50, il terzo mi costa 100. Ho avuto il ballo in maschera, ma in sostanza io devo aprirli tutti. 2,50. E se vi fate i conti, casinò, 500, e l'ultimo mi costerà 1000. Ok, adesso nell'ultimo è rimasto soltanto il kit restringimento del pozzo dei desideri, che certo non mi vale 1000 pentole, ma è l'unico modo per avere il kit restringimento, il kit di, scusate, di selezione del tempo dei druidi. Da questo kit posso scegliere se avere una base o l'aggiornamento. Chiaramente sceglierò sempre l'aggiornamento perché la base l'avrò già avuta come premio all'inizio di una delle missioni. E quindi scegliamo questo forziere che è rimasto. Vedete, adesso ho preso il kit restringimento del pozzo dei desideri dentro il forziere e però in più ho il famoso kit di selezione. A questo punto mi dice: se voglio posso fare un altro giro ai forzieri, ma i forzieri costano molto di più. Non sapevo bene questa cosa originariamente. Qui vedete, il primo invece di essere gratis costa 50 e poi mi hanno detto, qualcuno che ha provato, che in realtà costano circa il doppio dei primi forzieri e quindi se li prendete qui non raggiungerete mai il premio finale. Quindi prendere soltanto, aprire sempre tutti e 6 forzieri, ma mai di più. Ok, continua, mi chiede se voglio annullare o fare una nuova città. Io faccio una nuova città. Ok, e questo è l'inizio della città. Vedete, ho conservato le 19 missioni, quindi io basta che arrivo a 25 e prendo il kit che mi mancava. In questo momento è tutto fermo, la nave è ferma, è tutto fermo perché non ci sono manager. Allora io ho detto: sicuramente devo mettere un manager per la nave e per il festival e li mettiamo subito. 20. Non metto il secondo da 40 e lo stesso qui, 20. Ok, come vedete adesso la nave sta cominciando a girare, ma è vuota e il festival pure sta cominciando a fare quello che deve fare, ma non ci sono quadrifogli in giro, non c'è niente, quindi sta fermo. Stanno al primo livello, raccolgo la prima missione. La prima missione che cos'era? La prima missione era assumere il responsabile per il cantiere navale, quindi già l'ho fatto e raccolgo. Ok.
Adesso necessariamente devo sbloccare la fabbrica dei cappelli. Ok, e la fabbrica dei cappelli, vedete, normalmente noi adesso avremmo preso il manager. Io invece di prendere il manager, basta che clicco qui sopra e faccio io il manager. Quindi ogni volta che fa il giro, vedete, se io mi fermo, c'è questa cosa che balla, come per dire, manager, devi raccogliere la produzione. Se io non la raccolgo, la produzione rimane lì, qui rimane a zero. Ma se io clicco qui, va qui la produzione e qui quindi faccio io il manager in sostanza. Pensiamo anche adesso con questi 12 trifogli posso direttamente aggiornarli di livello, così ne raccolgo 24, però mi devo ricordare di cliccare in continuazione. Vediamo, sono le 18:32. Vediamo quanto tempo richiede aver rinunciato a questo manager, cioè fare io il lavoro del manager. Ogni volta che vedo che è completato il giro, ci devo cliccare sopra. Vedete, è abbastanza rapido. Aggiornare di livello, lo devo portare sostanzialmente a livello 25. Vedete che intendevo per dire che alienante, non riesco oggi proprio a dirlo, che in realtà bisogna in continuazione cliccare qui, vedere il giro e cliccare, vedere il giro e cliccare. Poi quando avrete più fabbriche, vedete, io adesso devo puntare a sbloccare questa seconda fabbrica, mi servono 1100, no, sì, 1180, no, 18K, sì, 1180 quadrifogli, stiamo a 212, quindi ci si arriva relativamente presto anche a mano, quindi almeno il primo manager, questo costerebbe 10 pentole, vedete? Me le posso risparmiare, se poi non devo fare la missione però qui di aggiornare il manager dei cappelli. Qui metto a massimo, così posso vedere, qui posso aggiornare 10 livelli tutti insieme. Ecco, qui appena arriviamo a 25 ci fermiamo e poi magari cominciamo a aggiornare un po' la nave. Adesso vedete, qui sto ancora a zero, quindi è importante la produzione qui. Ah, ci devo cliccare sopra, vedete, mi dimentico perché abituato ad avere i manager che lavorano per noi. Invece qui non ho un manager. La faccio io a mano la produzione, cliccando sopra ogni volta che finisce il giro. Vedete che bravo manager, riesco a far avere sempre sufficiente produzione nel porto di partenza. Ok, qui arrivo a livello 22. Appena arrivo a 25 devo continuare a cliccare per la produzione, ma smetto di aumentare la produzione, di aumentare il livello, perché il livello 25 è sufficiente poi per sbloccare la fabbrica successiva. Vedete, in realtà per sbloccare la fabbrica successiva a me serve 1,18K. Io già ce li ho 1,18K, fra questi 840 e questi 500. Quindi potrei anche smettere di produrre. Ma insomma, continuiamo, portiamolo a livello 25. A livello 25 c'è un forte scatto, no? Ecco, siamo a livello 25. Vedete, è raddoppiato, adesso fa 600 cappelli, da 600 trifogli ogni volta. E a questo punto devo continuare a cliccare qui, però devo pensare ad aumentare anche il livello di nave e festival, e quindi clicco qui sopra. Pensiamo prima alla nave, visto che qui si stanno accumulando dei prodotti. Vedete che in realtà io sono già quasi arrivato. Che ore erano? Neanche mi ricordo, l'avevo detto prima, le 18:32 forse. Qui aggiorniamo, appena portiamo a livello 10 c'è uno scatto improvviso, aumenta tanto. Ecco, vedete, per 2, 6.000. E adesso forse posso però fermarmi un attimo e aspettare di, sì, cliccare sempre, aspettare di sbloccare la fabbrica dei fiori. Ah no, però attenzione, questi sono 900, non sono. Eh sì, ma qui sono 1180, quindi fra poco. Ah, qui intanto ho fatto un'altra missione. Le missioni si fanno senza neanche che ve ne accorgete. Ok. Adesso la nave trasporterebbe 6.000, in realtà non la nave, il festival, in realtà trasporta molto meno. Vedete, sono arrivato rapidamente a 1,33, posso sbloccare la fabbrica successiva. E quindi mi sono qui raccolgo, mi sono risparmiato le 10 pentole di questo manager. Adesso questo manager, se non mi serve più, io mi dispiace che non ho guardato l'ora, mi sembra che erano 18:32, quindi in 4 minuti, adesso me lo segno, alle 18:36. Abbiamo sbloccato il secondo manager, no, il secondo manager, la seconda fabbrica. Anche qui facciamo le produzioni a mano.
Vedete, adesso non vale più la pena, qui mi dà 600, qui mi dà 2003. Quindi questi cappelli non mi servono più. Ho risparmiato 10 pentole con 5 minuti. L'unico problema è che se poi mi arriva una missione, metti il manager dei cappelli a livello 3 e poi devo comunque sbloccarlo se voglio farla. Ma con la tecnica, la strategia che uso io, che faccio solo 5 città e mi bastano poche missioni, questo non è un problema. Adesso, nello stesso modo, vediamo quanto tempo ci mettiamo per sbloccare. Qui, forse prima di tirare su di livello però la fabbrica dei fiori, conviene tirare su di livello la nave, se no la nave non ce la fa a trasportare niente, tanto arrivare a livello 10 quando c'è lo scatto si fa in un attimo. Vedete, poi mentre qui io dovevo cliccare tutti i momenti perché faceva subito. Aggiorniamo la fabbrica, qui ci mette già un po' di più. Volendo, io posso continuare a cliccare anche sui cappelli, però i cappelli mi danno 600 trifogli contro 4600 che me ne dà la fabbrica dei fiori. Quindi, volendo, posso anche lasciarli perdere i cappelli. Certe volte, mentre ecco, qui arrivo a 10. Vedete, adesso sono a livello 10, quindi trasporto 8000 trifogli con la nave e 6000 vanno nel festival. E quindi insomma sono numeri abbastanza più alti e non è difficile arrivare, adesso devo arrivare a 1 milione per sbloccare l'altro. E questi stanno a 10, 8K, 6K, questi 4K, posso arrivare al momento di tirare su di livello i fiori. Non il manager, ripeto, il manager lo sto facendo io a mano, ma proprio il livello. Ecco, siamo arrivati a livello 6, arriviamo rapidamente a livello 25 anche qui e poi rapidamente sblocchiamo anche la fabbrica dei dolci. Ecco qui. Qui mi verrebbe da sbloccarla, ma non ci interessa più sbloccarla. La fabbrica dei cappelli possiamo anche non vederla. Se ci va, ci clicchiamo per mettere la produzione, ma è talmente poca che posso tranquillamente non farlo. Invece adesso devo cliccare qui sopra per prendere la produzione, 13.000 ogni volta, e cliccare qui per arrivare al livello 25 anche con la fabbrica dei fiori, in modo da aumentare la produzione per sbloccare rapidamente la fabbrica dei dolci. Prima che abbiamo messo 5 minuti, forse anche meno, adesso già ne sono passati, era 36, no, sono passati solo 2, quindi il tempo ci sta. Non mi ricordo se qui a 10 ci abbiamo uno scatto, vediamo. Adesso appena al prossimo raccolto dovremmo arrivare a 10. Eccolo. No, non c'è lo scatto, se no mi direbbe 9 più, non mi dice più 2, quindi lo scatto starà direttamente a 25, puntiamo ad arrivare a 25. Devo ricordarmi sempre di cliccare perché non c'è il manager, se no aumento di livello ma non produco. Nel tempo libero clicco anche sui cappelli. Tenere anche presente per aggiornare fabbriche, nave, festival, che i tempi non sono uguali, quindi la nave ci mette un festival ci mette un pochino di più della nave, la nave ci mette meno delle fabbriche di produzioni. Le fabbriche di produzione sono molto lente, soprattutto quelle avanzate. I fuochi d'artificio, mettendo tutti i manager a livello 1, sono 8 volte più lenti della nave. E quindi in generale la produzione dei fuochi d'artificio deve essere 8 volte quella della nave, se i manager sono tutti a livello 1. Poi chiaramente il rapporto cambia se i manager vengono messi a livelli diversi. Noi qui siamo 89.000, insomma non ci vuole tantissimo arrivare a 1 milione. Comunque adesso più che a far aumentare i trifogli puntiamo a sbloccare i livelli, così abbiamo una produzione alta e riusciamo poi a far aumentare i trifogli per sbloccare la fabbrica successiva. Io parlando mi dimentico di cliccare, quando l'ho fatto come prova in un'altra città andavo molto meglio perché ero solo e quindi mi annoiavo e cliccavo in continuazione. Qui probabilmente fra un po' dobbiamo aggiornare anche di nuovo il festival della nave, perché vedete qui ho 8K, 6K e qui ne ho 34. Ora che arriviamo, quando arriviamo al 25esimo livello salirà molto e quindi la nave e il festival non saranno proporzionati. Quindi
Quindi adesso arrivo al 25, livello 25 con questo, poi porto al 25 anche nave festival e solo dopo penso a sbloccare i dolci. Vedete, si stanno accumulando qui i beni perché la nave porta poco. Di 119.000 e la nave porta solo 8.000. Si stanno accumulando qui, ma si stanno accumulando anche qui perché il festival consuma soltanto 6K contro 8 della nave. E poi ci mette, mi sembra che ci mette di più il festival. Li ho cronometrati. Poi, però, dipende dai livelli a cui stanno, dai livelli a cui stanno i manager. 17. Che ci clicco così tanto per cliccare perché 603 fogli non sono niente, invece questo è più importante. Forse sarebbe da aggiornare direttamente la nave, vedete, potrei arrivare direttamente a 25. 8K, qui con 12 vado di un livello, qui con 8 vado di 15 e quindi aggiorniamo la nave. Ecco, sono arrivato a 80K. Aggiorniamo anche il festival. E quando questi stanno a 25 torniamo sui fiori e li portiamo a 25. Ecco, sono 25 anche qui, quindi adesso ho 60K, 80K. Quindi adesso in proporzione è la produzione che è lenta. Qui intanto raccolgo un'altra missione. Lì sono arrivati a 23, altre due missioni, mi sono preso il kit e poi l'importante è che chiudo le 5 città. Questa è la seconda. Ecco, qui sono arrivato, vedete, ho fatto bene a aumentare nave e festival, qui sono arrivato in un attimo a livello 21 e fra poco arriviamo al 25 e rapidamente sblocchiamo anche la fabbrica successiva. È sempre un problema proprio di coerenza tra le varie produzioni, devono stare tutti con la giusta proporzione di produzione, trasporto e velocità. Certo, con i manager è molto più semplice, però se si vogliono risparmiare pentole, all'inizio fare questo lavoro a mano con una mezz'oretta, un'ora, dipende da fino a dove volete arrivare. Ecco, 25, qui siamo arrivati a 25, adesso ho 115 di queste, 115.000 contro 80.000 di questi. Non vado avanti oltre, devo arrivare a 1.027, do 74.000, però adesso faccio rapidamente perché la nave mi porta ogni volta. Ah, vedete, adesso sto un po' scarso, devo cliccare, certo che sto scarso con la produzione. Però produco 115 per volta, con 10 volte, con 12 volte ho fatto la produzione che mi serve, se la nave me la porta, però la nave già sta abbastanza avanti, sono aggiornate, quindi non ci vuole un tempo eccessivo per sbloccare, potrei anche arrivare a livello 50, ma non vale la pena, conviene sbloccare la fabbrica successiva che produrrà molto di più. Vedete, a me mi servono 1.270.000. 100.000 stanno qua, 300 qui sono 400, altri 200 qui stanno a 600, quindi me ne mancano altre 600.000 da produrre. Con 6 cicli di fiori li faccio, e poi il tempo del trasporto è un po' più lento, ma insomma. Un ciclo l'ho fatto, vediamo se funziona. Due cicli. Tre cicli, avevamo detto 6, eh? Quattro cicli. Comunque nel frattempo ho risparmiato 10 pentole qui per questo manager e 20 pentole qui e sto già a 30 pentole risparmiate. Se riesco ad andare avanti anche con le altre, arrivo a 500 pento, perché 10, 20, 30, 40, 50 mi sembrano, l'ho letto prima quant'era.
20, 30, 40 e 50, e quindi un totale di 100. No, i fuochi non posso farli, quindi 10, 20, 30 e 40, il totale sì, di 100. 10 e 20 l'ho già risparmiati, 30 sarà il prossimo, richiederà un po' più di tempo. Quindi da una parte potrei già sbloccare, vedete, con 220k potrei già sbloccare la nave a livello successivo, però poi mi ci vorrebbe un po' più di tempo per, visto sto già a metà, forse mi conviene aspettare e sbloccare direttamente la fabbrica di dolci. Vedete, qui c'ho questa missione che mi dice genera 60k con i cappelli, e quindi forse conviene cliccare un po' qui sopra, tanto fa abbastanza presto. Ma insomma, presto fino a un certo punto, perché la fabbrica di cappelli ne produce pochi di trifogli. Se uno lo mettesse in automatico con il manager la farebbe subito questa missione. E allora ci costringono a cliccare anche qui sopra. Vabbè, potremmo anche aggiornarli con 36k, che è niente, potremmo aggiornare la fabbrica dei cappelli. Forse a questo punto ci conviene. Ecco, vedete, qui faccio in un attimo a fare questa missione. Tanto qui è cambiato poco la fabbrica cappelli per aggiornarsi, ecco, l'ho portata quindi a livello 50 per il discorso della missione. Non è che mi serviva, perché comunque questi 4.000 sono niente rispetto a 115.000 che mi producono i fiori. Sono 758.000, non mi ci vuole ancora tanto. In realtà a produrre li ho prodotti, perché 758 e 743 già ho raggiunto i 1200, però devo portarli lì. Se io faccio questi 700 con questi 818, devo dare tempo alla nave, forse sarebbe quasi da aggiornarla la nave. Alla fine mi chiede soltanto 110k, ne ho 818 e aggiorniamola. Vedete, così mi trasporta 960 per volta e faccio molto prima. E forse a questo punto aggiorno pure la nave. Vedete, adesso questo me ne porta addirittura 1 milione per volta. Quindi la nave ha la capienza per l'intera e gli interi trifogli che servono per. Eccolo qua, infatti, vedete, ho fatto bene a sbloccare. Posso sbloccare direttamente la fabbrica dei fiori. Anche qui posso fare lo stesso lavoro, però per arrivare a sbloccare la terza fabbrica sono le 18:49. Dalle 18:36 ho messo 13 minuti, quindi qui con 5 minuti mi sono risparmiato 10 pentole, con 13 mi sono risparmiate 20, e adesso si potrebbe andare avanti. Io quando ho fatto la prova sono andato avanti anche completamente con questo qui, però ci vuole tempo, forse per un video è noioso, però il sistema l'avete capito. In sostanza, per risparmiare sui manager voi dovete continuare a cliccare manualmente, a fare tutto regolarmente, però a cliccare manualmente ogni volta che ho fatto il giro per fargli raccogliere la produzione. Adesso io potrei smettere di raccogliere i fiori e i cappelli li continuo perché devo fare questa missione, e dovrei andare avanti soltanto con il manager dei dolci, che richiede anche meno impegno perché ci mette molto di più a fare il giro il manager dei dolci, e quindi di fatto posso cliccare più raramente. Poi volendo clicco anche su questi altri, sia per la missione sia perché comunque qualche trifoglio in più me lo dà mentre aspetto, può anche essere utile farlo. Questa missione magari facciamola insieme perché si fa abbastanza presto, e poi chiudiamo il video. Vedete, qui questi ballano quando sono pronti, quindi anche questo aiuta visivamente a capire dov'è che bisogna raccogliere. Ecco, e qui ho fatto questa missione, raccolgo, e adesso mi metto un'altra missione, cioè trasporta 15 milioni di beni con la nave, e questi li facciamo presto perché la nave trasporta 1 milione per volta adesso. E così via, insomma, adesso avete capito come funziona. Io mi fermo con questo video, continuerò magari a farlo a mano. Se
Non so, al limite se mettere in pausa e farvi poi vedere il finale, perché certo adesso ci vorrà un po' di tempo, e quindi mettiamo in pausa. Ecco, ho levato un attimo la pausa perché sto per completare qui la missione di trasportare 15 milioni di beni con la nave. Nel frattempo, ecco, raccolgo questa missione. È importante la missione perché è la 25esima. Vedete, ho preso quindi già con la seconda città l'aggiornamento del tempio druidico. Quindi in realtà, se io adesso finisco, finito la prima, se finisco altre quattro città, potrei anche disinteressarmi delle missioni. Quindi ho fatta un'altra e quindi pensare soltanto a finire le quattro città. E qui intanto arrivo a livello 100. 100 ce la vedete per 16, prendo 30 milioni, quindi è un momento molto importante. E adesso devo vedere un po' che fare, perché forse è il caso di aggiornare anche la nave, perché se no questa ormai produce, c'è una capienza di 30 milioni il festival, ma io ne porto soltanto 1 milione, e quindi vediamo di aggiornare anche qui. Siamo arrivati a livello 86, anche la nave, livello 88, già sto a 2 milioni, insomma. Certo, per arrivare ai 30 del festival, qui devo sempre cliccare per la produzione, mi devo ricordare. E va bene, adesso vado avanti e rimetto in pausa e ci vediamo fra un po'. Eccomi di nuovo. Allora, sono le 7 e 3 minuti, in sostanza è mezz'ora che sto andando avanti manualmente. E ho portato a livello 100 sia il festival che la nave, e sto portando a livello 25 la fabbrica dei dolci, in modo poi da sbloccare anche la fabbrica delle bibite. Portare a livello 25 la fabbrica dei dolci, oltre che a livello 25 a livello standard, è importante anche perché ho questa missione, vedete, di portare a livello 25. Qui sto a livello 85, non so perché, probabilmente varie volte mi sono sbagliato a cliccare, ho cliccato lì sopra e l'ho aggiornata senza volerlo. Ecco, clicco qui sopra, adesso qui mi dà 50 milioni, ecco, posso portare a livello 25. Comunque adesso mi dà 50 milioni, qui 41 e qui 30, in realtà 50 milioni è poco, aggiorniamo, ecco, adesso mi dà 100 milioni. 50 milioni è poco perché è soltanto poco più di quello che trasporta la nave, ma le fabbriche sono molto più lente. Qui raccogliamo la missione dei 25. Ok, e adesso qui ho tutte missioni con i manager, e quindi in realtà come missione mi sarei fermato, poi devo decidere se spendere qualche pentola. Comunque in questo video abbiamo detto che io voglio sbloccare il più possibile senza spendere pentole, quindi andiamo avanti. Adesso devo vedere se sbloccare di nuovo, se portare ancora avanti livello nave e festival. Devo vedere un po' la situazione. In questo momento però è importante portare sulla produzione. Vedete, è fermo, il porto di partenza è vuoto, 110 milioni è poco, aggiorniamo. No, questo abbiamo detto, no, 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 un attimo, questo sopra livello 25 non si aggiorna. Dobbiamo arrivare a 1,46 bilioni. Siamo a 90 milioni, però qui non clicco, ecco perché è vuoto, perché parlando con voi mi scordo di cliccare e di fare io il manager. Quindi se ogni volta ne porto 110, 110 poi questi li portano su perché sono più veloci di questo qui, 110 con 10 volte riuscirei a arrivare a questi dei fogli che mi servono per sbloccare le bibite. Vediamo se la cosa funziona. Metto di nuovo in pausa e vado avanti per conto mio. Eccomi di nuovo. Allora, la situazione adesso è questa: sono le 7:19, quindi sono circa 45 minuti abbondanti che è cominciato il tutto. Qui siamo a 1,38 bilioni, quindi siamo quasi arrivati a sbloccare anche la fabbrica delle bibite. Sto ancora facendo tutto manuale. Qui ogni clic mi dà 110 milioni. Vedete, qui ho accumulato quasi 1 bilione di trifogli. Qui siamo a 1,38, fra poco arriviamo a 1,46 e possiamo sbloccare quest'altra fabbrica. Nel frattempo, ricapitolando, a 1,41 quasi ci siamo, abbiamo risparmiato 10 pentole qui, 20 qui e siamo a 30, 30 qui e siamo a 60, quindi risparmieremo altre 40 e
e arriviamo a 100. Poi le ultime non possiamo risparmiarle perché sennò dovremmo stare 2 giorni per tutta la città a cliccare, però insomma 100 pentole in questo modo sono risparmiate. Con l'avvertenza, ecco, 1,44 quasi ci siamo, vi ho detto che però in realtà adesso abbiamo problemi con le missioni, però facendo 5 città io le missioni che dovevo fare, le 25 già le ho fatte, il kit già l'ho preso e quindi tutto sommato può andare bene così. Ecco, abbiamo 1,46 bilioni, quindi possiamo sbloccare la fabbrica delle bibite. Anche qui vedete, ecco, 40, risparmiamo i responsabili, dobbiamo cominciare a cliccare a mano anche qui. Adesso vedete, già a livello 1 produce 2,34 bilioni contro soltanto 110 milioni di dolci, e quindi lasciamo perdere questa fabbrica, e quindi è il manager, l'abbiamo risparmiato, non ci serve più. Se riusciamo, facciamo lo stesso con le bibite e dovremo poi mettere il manager. Una volta che sblocchiamo con 111 milioni l'ultima fabbrica con i fuochi d'artificio, lì mettiamo il manager e poi andiamo avanti nel gioco. Allora, qui abbiamo 2 milioni, qui abbiamo nella nave soltanto 41 milioni e 30 milioni nel festival. Quindi adesso dobbiamo rapidamente portare su di livello la nave e il festival, forse prima la nave che il festival. Ecco, 122, credo che a 150 c'è il prossimo scatto. Se riusciamo, ricordiamoci sempre di cliccare qui sopra. Adesso più che qui sopra, qui sulle bibite, che però vedete diventano sempre più lente, quindi insomma basta fare clic sempre più raramente. Poi se voglio posso farle anche nelle fabbriche precedenti, ma insomma non ha importanza. Con le missioni sono bloccato perché ho tutte missioni sui manager, quindi se non voglio farle, come vi ho detto, sono fermo. Forse già l'avevo detto? È possibile. Livello 125. Vedi, adesso comunque sono abbastanza rapido perché mi servono 15 milioni per ecco, con 32 milioni faccio 2 livelli, quindi ogni carico sono 39 milioni. Qui ho abbastanza trifogli, quindi beh, però non significa che non devo continuare a produrre perché poi mi serviranno. Quindi per arrivare a livello 150, ecco, altri 2, 130, mi mancano circa 20 livelli. 20 livelli significa 10 giri. E magari poi aumenterà un pochino, sarà la quantità di richiesta per sbloccare i livelli, servirà qualcosa di più, però vedete, ogni giro per ora sto sbloccando 2 livelli. Qui al momento vedete con un solo giro 2,34 bilioni, quindi al momento la produzione ne ho in abbondanza. Finché non tiro su queste fabbriche il problema non esiste, la produzione c'è. Ecco, adesso faccio un solo livello per volta. Ecco, va bene, a questo punto metto di nuovo in pausa e ci vediamo fra un po'. Eccomi di nuovo con voi. Sono le 8 e mezza, le 8 e 31. Sono passate praticamente 2 ore da quando ho iniziato questo lavoro. Devo dire che in effetti è un po' stressante, però siamo arrivati alla conclusione. Ecco, adesso allora ho la fabbrica, ho il festival a livello 200, la nave a livello 200, e a livello 25 ho portato l'ultima fabbrica che avevo sbloccato, che era quella delle bibite. Produco 117 bilioni qui, 168 li trasporta la nave, 126 li porta al festival. Quindi sono abbastanza, in realtà è un pochino bassa la produzione, vedete che sta a zero, però adesso sblocco finalmente la fabbrica dei fuochi d'artificio e ci rimettiamo a posto. Ho fatto tutto manualmente, vedete qui ho ancora tutti i cappelli, quindi gli unici che ho sbloccato all'inizio, ma lo avevo detto, sono la nave e il festival con un manager di primo livello, e in 2 ore in realtà ho risparmiato 100 pentole. È discutibile se valga la pena o non valga la pena, probabilmente è uno stress eccessivo, può valere la pena forse in casi particolari dove per qualche motivo le pentole sono poche, non ce se la fa, si sta alla fine dell'evento, e per concludere magari si fanno anche 2 ore di click manuali, però in linea di massima direi che non vale la pena per 100 pentole fare tutto questo lavoro, 2 ore di lavoro. Fra l'altro io 100 pentole avrei potuto comprarle con 110 diamanti, insomma alla fine.
si poteva fare lo stesso. Comunque adesso finiamo questo video, allora sblocchiamo i fuochi d'artificio. Ecco i fuochi d'artificio, qui mettiamo il manager necessariamente, perché adesso per concludere l'evento bisognerà portare a 300 il festival della nave e a 50 i fuochi d'artificio. Ci vogliono un giorno, 2 giorni, non ha senso restare tutta la notte, tutto il giorno sempre a cliccare, non è fattibile. Quindi qui un manager di livello basso, il primo, insomma, lo mettiamo, 50 pentole, eccolo qui. Quindi in realtà noi abbiamo utilizzato in sostanza 50 pentole qui, 40, no, 40, qui quante erano? Un attimo, perché queste sono le pentole successive. Per la festa della nave 20 pentole, quindi 20 e 20, 40. E queste qui abbiamo detto che erano altre 40, no, 50, quindi con 90 pentole invece che con le 190 abituali, per mettere tutti a livello più basso, sono riuscito ugualmente ad arrivare ai fuochi d'artificio. Adesso qual è il passo successivo? Beh, sicuramente, come 175 milioni qui, 168, 126 sono tutti valori molto simili, ma i fuochi d'artificio sono molto più lenti, quindi devo assolutamente aggiornare al più presto i fuochi d'artificio, portarlo a 25 o magari a 50, poi portare a 300 sia il festival che la nave, e poi va avanti quando stanno 300, 350 va avanti da solo, lasciare una notte, una giornata e arrivate agli 8 quadrilioni di trifogli. Io a questo momento non ho praticamente niente di trifogli, perché tutti quelli di 30 milioni, tutti quelli che ho usato li ho prodotti, li ho utilizzati per sbloccare i vari manager, per sbloccare le varie fabbriche, però adesso rapidamente vedete, quindi produco 876 ogni ciclo. Aspettiamo magari il primo ciclo. Questi altri stanno chiedendo, qui non c'è un manager, quindi se non ci clicco io non vanno. Ecco, le 117 milioni sono questi, ma qui adesso in un attimo ne farò 876 appena finisce il ciclo. Sì, diciamo che finché questo è di livello basso può convenire anche cliccare qui ogni tanto, ma poi fra poco questa si alzerà di livello e non avrà più senso fare tutto questo lavoro di click, e posso andare anche a cena a questo punto. Ecco, sta per arrivare. Ecco qui. Ah no, questo ci stavo cliccando, ormai sono totalmente abituato, invece ha fatto il manager. Ecco, 876 milioni e adesso si fa presto, perché la nave ne porta 168, fra poco vedete qui già ne ho 147. La nave ne prende 168, li porta da quest'altra parte. Adesso li prende la nave, qui il festival, e ne prende 126, e arrivo quasi a 300. E quindi posso portare su di un altro livello i fuochi d'artificio. Insomma, abbastanza rapidamente dovrei arrivare a 25, poi a 50 con i fuochi d'artificio, e poi piano piano ancora nave e festival. Ecco, lo porto a livello 6 e a questo punto penso di chiudere il video. Insomma, il video, se non avessi messo le pause, sarebbe durato 2 ore. Certo, sarebbe stato un po' troppo faticoso, per me lo è stato, molti clic con la mano intorpidita, però è stato interessante, insomma, studiare un aspetto particolare, una modalità diversa di fare questo evento. Spero che vi sia risultato interessante. Ciao a tutti e alla prossima, buon game.